Il dipinto raffigurante Maria Santissima del Lume, risalente al XVIII secolo e di autore ignoto, scomparso 50 anni fa a Corleone, oggi verrà restituito dalla Polizia di Stato alla Diocesi di Monreale. La preziosa tela occupava uno dei due altari della Cappella dello Spirito Santo all'Ospedale dei Bianchi di Corleone, posta frontalmente a una seconda tela gemella della medesima epoca e dello stesso autore, tuttora esistente, custodita presso la Chiesa Madre di Corleone. A distanza di tanti anni, i poliziotti del commissariato corleonese, sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Termini Imerese, hanno recuperato la tela in buono stato di conservazione. Il ritrovamento e la restituzione del dipinto sono atti di legalità che riaffermano la presenza dello Stato e della sua autorità e permettono alla comunità corleonese di riappropriarsi di parte della sua storia. L'opera verrà riconsegnata all'Arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, nell'ambito di una cerimonia che vedrà presente, tra le altre autorità, il sindaco di Corleone Niccolò Nicolosi.